l'obiettivo finale è quello di valorizzare sempre di più il settore, l'industria di cui facciamo parte e il nostro ruolo. Ringraziamenti che ovviamente vanno a tutti i partner che hanno consentito questa due giorni, così come a tutti i colleghi dirigenti dell'associazione, in particolare i dirigenti esecutivi, come la struttura di sede, senza la quale tutto questo non sarebbe possibile. Ovviamente ringrazio voi che siete qui e a questo punto, nell'aver rinnovato i saluti e i ringraziamenti, Consulenzia 2014 può cominciare. In questi giorni tutti noi ci dibattiamo e ci chiediamo come favorire il più possibile l'afflusso di capitale e di liquidità al sistema imprenditoriale del nostro paese, che come sapete ha un pesante deficit di credito e di liquidità in questi giorni. Perché ci siete voi. C'è tanta gente, i dati lo hanno dimostrato, che vi vuole, vi aspetta, se gli offrite serietà e affidabilità. Anche di trovare un dibattito, di fare il punto della situazione, di cercare di guardare al futuro per vedere come evolve la figura del promotore, come evolvono in generale i servizi finanziari. Mi sembra che in questa iniziativa dell'ANASFA abbiano trovato veramente una sede eccellente. E quindi, bene, speriamo che ce ne siano tante di manifestazioni come questa.